Riprendiamo la linea da Bologna, 31esima edizione di Sana, salone del biologico e del naturale, ma non solo un evento fieristico. Da sempre Sana è stato un momento di confronto, ma quest'anno a maggior ragione e la centralità dell'evento si nota molto di più grazie a questi due giorni. Gli stati generali del bio alla ex GAM, due giorni di dibattito, di confronto su quelli che sono i grandi temi, il biologico certo, le scelte strategiche per il futuro dell'agricoltura, ma anche sostenibilità, rispetto dell'ambiente, corretto utilizzo delle risorse. Una a due giorni che si è conclusa con la presentazione del manifesto del Bio 2030, a dimostrazione appunto che queste giornate bolognesi di Sana sono ben più che una fiera, ma una piattaforma di confronto culturale sul biologico e sulla sostenibilità. Si rinnova l'appuntamento con Sana, ma davvero in questa edizione 2019 non è il caso solamente di dire il biologico, il naturale, è davvero una filosofia, con anche da due giorni gli stati generali del bio, quindi un discorso a 360 gradi quello del biologico. Sì, è proprio così, questi giorni degli stati generali del bio hanno fatto emergere proprio questo punto. Il biologico non è solo mercato, il biologico è mercato, è economia, ma è un altro modo di intendere l'agricoltura e l'economia, basata sulla sostenibilità, sulla salute, sul rapporto con la natura, ed è proprio questo che cittadini e agricoltori stanno cambiando il modo di produrre e consumare cibo attraverso il sistema del biologico. Che cosa significa il biologico per il mondo cooperativo? È sicuramente un settore che esprime grandi numeri, grandi potenzialità, e quali sono le prospettive? Ma la cooperazione è stato il primo strumento che il mondo produttivo del biologico ha utilizzato per promuovere i propri prodotti sullo scaffale dei consumatori. Oggi rappresenta il 25% della produzione biologica italiana e soprattutto è la dimostrazione quando il produttore del bio ha creduto in una filiera tutta agricola per poter promuovere il loro prodotto. Spesso si produce e si lascia ad altri il valore aggiunto della trasformazione del prodotto. Nella cooperazione questo non è avvenuto, i produttori vogliono essere protagonisti di tutta la loro attività e questo ha permesso anche una crescita importante di quelle piccole e medie aziende che nel bio avevano grosse difficoltà per poter proporre i loro prodotti ai consumatori. Italia leader nelle produzioni, leader anche nelle esportazioni del biologico. Questi mercati esteri che forza possono dare alle nostre produzioni e al nostro tessuto economico, agricolo e agricolo biologico? I numeri confermano quello che lei sta dicendo. L'Italia è il terzo produttore europeo di prodotti agroalimentari bio, ma è il primo esportatore europeo. La domanda domestica sta continuando a crescere, ma è ancora sostanzialmente marginale. Quindi l'export può essere anche in questo caso e anche per questo settore ed è già un traino dello sviluppo e della scala dei produttori nazionali. Negli ultimi 7 anni le esportazioni sono cresciute per un fattore di 2,3 volte, continueranno a crescere. L'ICE Agenzia sostiene da tempo e da sempre lo sviluppo di questo settore sui mercati esteri e aggiungiamo a questo l'opportunità di portare i produttori italiani del settore a collettive estere. Fra 2 mesi saremo con 40 imprese italiane a Parigi a Natexpo. Bologna, nuovamente capitale del biologico, un comparto che continua a crescere e ai produttori, agli agricoltori dà soddisfazione? Ma sicuramente è un comparto, un settore che continua a crescere, che continua a dare anche soddisfazioni lungo tutta la filiera. Non dobbiamo però disperdere il vero patrimonio della filiera, che è quello della produzione, quindi quello degli agricoltori. Non lo dobbiamo disperdere perché anche in questo caso abbiamo comunque dei punti di debolezza, abbiamo ancora dei settori, delle filiere che faticano a coprire i costi di produzione perché abbiamo delle rese che non riescono a dare soddisfazione agli agricoltori. Quindi facciamo molta attenzione a questo settore, è un settore che sul mercato sta veramente dando ottimi risultati, però dobbiamo continuare a sostenere tutta quanta la filiera dalla produzione fino alla distribuzione. Italia leader nel biologico e l'Emilia-Romagna come si colloca?
L'Emilia Romagna sicuramente si colloca tra le prime regioni in Italia e in Europa, perché con i suoi oltre 150.000 ettari coltivati siamo comunque al top della classifica, abbiamo oltre 5.000 aziende agricole che fanno biologico, abbiamo oltre 1.200 aziende che trasformano e vendono prodotti biologici. Quindi l'Emilia Romagna sicuramente si colloca al centro del biologico italiano ed internazionale. Presidente Scanavino, il biologico, un mercato che continua a crescere, i dati presentati anche qui a Sana sono più che confortanti, l'Italia è leader, però ormai il biologico è più un modo di vivere, una sensibilità che si è diffusa nella popolazione. Qual è la vostra posizione, quali sono le sfide da vincere? Intanto la sostenibilità e l'impronta eco e agroambientale diventano l'elemento che caratterizzerà non solo l'agricoltura ma l'evoluzione della società e anche quella dei consumi. I cittadini che consumano biologico sono diventati dei coproduttori, cioè scommettono con noi, con gli agricoltori, non solo sul cibo sano, sulla loro salute, ma scommettono su un contributo da dare alla sostenibilità ambientale. Questo è il vero elemento che sostanzia la crescita della produzione e dei consumi di biologico. Ovviamente abbiamo bisogno di ricerca e innovazione. Il biologico è il settore meno arcaico del sistema agricolo e agroalimentare, cioè bisogna essere più avanti per fare un buon biologico. Non è il cibo di una volta, ma è il cibo dell'innovazione. Noi osiamo anche pensare a un approccio rispetto alla genetica che ci aiuti a contenere o eliminare definitivamente i fitofarmaci e diciamo, quelli che si definiscono impropriamente pesticidi. Quindi quali sono i punti sui quali e dai quali volete partire? Sicuramente innovazione e ricerca, e ce ne sono altri, di punti qualificanti? Beh, ricerca, innovazione e strutturazione delle filiere affinché la produzione, la materia prima, diciamo, biologica che entra poi nella distribuzione o nella trasformazione sia individuata puntualmente, cioè la materia prima italiana deve essere individuata in modo puntuale, l'import di prodotti biologici che è una realtà e che non va compressa ma va contrastata con un aumento della produttività italiana. Quindi abbiamo anche necessità di aumentare, anche attraverso la ricerca e l'innovazione, la produttività unitaria per ettaro. Noi oggi produciamo troppo poco in termini unitari, dobbiamo non espandere le superfici ma aumentare la produzione sulla stessa superficie. E adesso credo sia davvero venuto il momento anche di assaggiarli questi prodotti biologici e guarda caso, partiamo, assaggiamo il vino. Vino che arriva dalla Campania, provincia di Benevento, ovviamente bio, sono qui con il signor Orsini e suo figlio. Che cosa ha preparato nel bicchiere? Guardi, io ho preparato un Piedirosso, un vitigno particolare e autoctono della nostra regione, quindi ha una peculiarità che si chiama Piedirosso, che ha il peduncolo così rosso che è equivalente al peduncolo della colomba e nel sinonimo napoletano viene chiamato anche il piede di palumbo. Ecco, ecco perché il nome del Piedirosso, allora, perché proprio. E questo invece che cos'è? Questa è una Barbera del Sannio, quindi sempre vitigni autoctoni nell'area beneventana e anche nell'area, diciamo, flegrea, un po' nel mare. Ha gli acini piccolissimi, quindi piccoli. Immagino che anche le rese, insomma. Le rese sono piccolissime, come puoi vedere gli acini sono piccoli, quindi abbiamo rese piccolissime, 50-60 quintali per ettari. Voi siete in biologico, e come sì. Va il biologico, in particolare il vino biologico? Gli ultimi anni, gli ultimi decenni abbiamo avuto parecchi riscontri, soprattutto in Europa. In Finlandia, Germania e Austria. Ah, però ne fanno di strada i vostri vini, poi però avete anche l'olio. Sì, abbiamo anche particolare, un olio sempre particolare in quanto sono olive solo in quell'area, autoctone, che vengono chiamate ortice e ortolana. Che dire, a questo punto ci facciamo un bel brindisi? Un brindisi a voi, al vostro lavoro, al figlio che è giusto che ci siano le giovani generazioni e a voi che ci avete seguito. Grazie per averci seguito, arrivederci alla settimana prossima.
in collaborazione con